Succedono fra pelle e pelle cose anche molto più importanti, ma che non lasciano un segno così forte. Però in realtà mi è piaciuto ci è piaciuto raccontarlo come fosse quasi sulla scena di un delitto, di un crimine, Però abbiamo anche avuto un po' di timore, devo dire la verità. Perché? Perché ho fatto una cosa qualche tempo fa, ho scritto un articolo su un quotidiano nazionale in cui mi sono sfogato per una questione che è durata quasi un anno. Cioè io avevo scritto questa canzone di getto, amando intensamente, avevo scritto ti uccido in questa stanza. Allora, io non ho scritto quell'articolo per così per incitare all'autoregolamento, all'autocensura, semmai. Io non, semplicemente ho scritto quella cosa per dire ho avuto una titubanza ed è incredibile che scrivendo una canzone, o semmai ci fosse una poesia o un pensiero, ho avuto dei dubbi Su quel serissimi. verso, Sì, quel verso. perché nel momento in cui li ho avuti per un anno. E a un certo punto, nel momento in cui dovevo decidere, ho fatto una cosa casuale, ho aperto su internet, ho scritto uccisa in una stanza. Nello stesso giorno in cui mi sono fatto la domanda, è semplicemente emerso un dato di fatto, era stata uccisa un'altra donna in una stanza. Quindi là non si tratta né di autocensura, né di invogliare i poeti o gli scrittori, cantanti, cantautori a dire stiamoci attenti. No, non è questo. Era per dire io ho sofferto questa cosa e forse ho voluto fare questo per mettere No, ma secondo me è una sanissima, poi uno fa quello che vuole alla fine, ma intanto il processo analitico che porta a decidere se adoperare o non adoperare delle parole riconosce il potere delle parole, che invece potere delle spesso parole. usiamo, anzi sempre, noi poi le sprechiamo, quelli che fanno il mio mestiere in un modo Certo, ma assoluto. anche la parola rivoluzione fa paura, Ma no? Però in realtà è una vera evoluzione, è anche un senso di ciclicità, certo. no? Della Assolutamente. vita, è quello che poi raccontiamo anche noi nei Senti piccoli. Giuliano, ci siamo detti l'altro giorno una cosa al telefono, ho detto ne parliamo poi davanti a tutti, no? Che chi Sì. ha il mestiere come hanno i Negramaro, come ha Giuliano, eccetera, può arrivare a scrivere canzoni naturalmente per mestiere, cioè si è in grado di scrivere una canzone.